Cari amici di Fano TV, siamo al ristorante Monte Cucco per testimoniarvi un'altra volta di una giornata di grande gusto, di grande piacevolezza per la preparazione di un piatto che ormai è entrato grazie alla loro opera e grazie anche alla meritoria divulgazione dei concetti che stanno alla base di questo piatto da parte degli esperti, di questo piatto che non fa parte della nostra tradizione gastronomica, della tradizione gastronomica marchigiana, ma che sta entrando in punta di piedi nella conoscenza di tutti noi. Siamo qui per il Gran Galà del Bollito, che è arrivato ormai a raggiungere numeri di presenze considerevoli, partito con una manciata di entusiasti ed è arrivato alla bellezza di 200 e passa 250 commensali nella giornata di oggi. Quindi siamo qui anche noi di Fano TV, come sempre, per dare grande testimonianza dell'amore per il prodotto, per la materia prima che la famiglia Roberti mette nei piatti, e siamo vicino a Fiorenzo Giammattei, che conosce la differenza tra bollito e lesso, perché se siamo qui, siamo qui per il bollito, ma non per il lesso. Certo. Sostanziale differenza qual è? Ma guarda, la differenza sostanziale, intanto il lesso è considerato una carne di risulta, cioè io faccio il brodo, e siccome il brodo si fa con la carne non la butto via. Certo. E per cui da noi questo era il lesso, che poi venisse o mangiato tal quale, oppure fatto le polpette, o il polpettone, o il cosiddetto lesso rifatto con gli aglio, il prezzemolo, comunque veniva utilizzato, per carità, non si buttava via niente, però era un secondo step, era una... Invece il bollito nasce per fare il bollito, per mangiare la carne. In questo caso è il brodo che diventa un piatto secondario, ecco. Anche lì non si butta via, ma magari viene usato per fare dei consommé, per altre cose. Però il target principale era fare la carne. Quindi questa è la prima differenza sostanziale. La seconda che consegue da questa è che mentre per fare il lesso tu devi usare delle carni che, anche se sono dure, anche se sono fibrose, non ha importanza, perché devono cedere il sapore al brodo e quindi va cotto a lungo, anche a costo di distruggerle. A volte si vedono dei bolliti che la carne praticamente è tutta sfilacciata, certo. Però va bene così, ha dato quello che doveva dare. Il bollito invece è diverso, partiamo da carni che hanno una consistenza diversa e soprattutto un sapore e una qualità diversa, completamente diversa. Quindi è questa già la seconda differenza. La terza differenza è che, dovendo preparare, dare la precedenza alla carne, allora si preferisce buttare la carne nell'acqua bollente, ecco. Piuttosto che invece il contrario con l'esso. Perché buttando nella carne fredda, la carne si prende calore piano piano e per cui le proteine, i grassi si sciolgono più lentamente e vanno a insaporire il brodo, che è quello, ricordiamo, lo scopo principale. Invece nel bollito è il contrario, dobbiamo cercare di trattenere il sapore più possibile all'interno della carne e cedere il meno possibile al brodo, che invece per noi in questo caso è un piatto di risulta. E questo, mettendo la carne nel brodo bollente, avviene una specie di sigillatura, anche se adesso è un termine passato un po' di moda, però diciamo che serve a coagulare le proteine e a impedire che vengano disperse nel brodo, quindi la carne risulta migliore. Quindi, come avviene un po' per quando facciamo la carne ai ferri, che cauterizziamo da una parte all'altra così non si disperde, la stessa cosa più o meno, sì, a grosse linee avviene. Sono concetti che andrebbero spiegati perché un po' meglio. Un po' meglio, perché non è proprio, cioè, si credeva che era così, invece in realtà è un po' diverso, però adesso non è questa la sede. Faremo un aggiornamento per la serata, poi magari della carne, della bistecca, approfondiremo. Però la grande differenza è questa, quindi noi adesso aspettiamo naturalmente che arrivino i carrelli e insomma le portate di bollito per farvele vedere, ma soprattutto per farvi conoscere anche lo scopo e il momento anche culturalmente importante di giornate come queste. Al Gran Galà del Bollito siamo qui a Monte Cucco. Principale, appunto, il bollito.
bollire soprattutto la carne è una tecnica molto, molto antica. Il bollito non fa parte delle tradizioni marchigiane, perché nelle Marche, come in tutto il centro Italia e nel sud Italia, le carni venivano soprattutto lessate. Dov'è la differenza? La carne viene messa, quando si prepara un lesso, in acqua fredda, per cui man mano che l'acqua si scalda cede tutti quanti l'acqua si scalda, la carne cede tutti quanti i propri umori e otteniamo quello che chiamiamo normalmente un brodo, che viene insaporito con ortaggi e erbe aromatizzanti di vario tipo. Mentre invece quando facciamo un bollito, che è una tecnica di cottura legata soprattutto al nord Italia e alla pianura padana, cioè a quelle aree dove si allevavano bovini, soprattutto bovini da latte e bovini da lavoro, quindi stiamo parlando di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, la carne viene messa nell'acqua molto calda, bollente. Allora, questo appuntamento che ormai si va consolidando volta per volta è entrato ormai nel cuore di questo territorio, anche se ripropone una preparazione che non è di questo territorio, però a giudicare dalle persone che aumentano ogni volta che viene riproposto dal ristorante Montecucco, insomma, decreta un successo di questa formula di cottura, di questo metodo di cottura. Assolutamente. Oggi siamo più di 200 e siamo più di 200 per assaggiare una preparazione che è legata soprattutto al nord Italia. Il bollito è uno dei piatti di tradizione piemontese, lombardo, padano, veneto. Qui si mangiava il lesso nelle Marche, ed straordinari lessi, soprattutto con animali di bassa corte. Però il mito del bollito è arrivato anche nelle Marche e questa manifestazione è la testimonianza. Abbiamo non solo tante persone che vogliono venire ad assaggiare il bollito, abbiamo dovuto dire di no a tantissimi perché non c'era fisicamente il posto, ma sta crescendo anche la competenza, quindi la conoscenza dei pezzi che vanno assaggiati, la competenza delle salse che vanno abbinate ai singoli pezzi, per cui siamo molto soddisfatti. Piace anche un altro aspetto nel quale tu sei maestro, ovvero sia un po' di learning, cioè facciamo un po' di scuola anche per capire meglio che cosa abbiamo nel piatto. Questo è importante, no? Perché non basta soltanto mettergli sotto un bel piatto, ma anche fargli capire, come hai fatto giustamente tu prima, che cosa sta mangiando. Assolutamente, la stessa lezione che dovremmo imparare con le persone, quasi sempre col cibo. Abbiamo lo stesso rapporto di diffidenza che abbiamo nei confronti delle persone che non conosciamo. Basta una forma diversa, una sfumatura diversa, un suono diverso, una lingua diversa, un colore della pelle diverso, che già nascono forti diffidenze. Poi se ci informiamo, se leggiamo, se cerchiamo di capire da dove vengono le materie prime, i cibi, ma anche le persone, che storie hanno dietro, se facciamo questo sforzo c'è qualcosa anche dentro di noi che cambia e allora il rapporto diventa un rapporto di interrogazione. Quando noi interroghiamo noi stessi e ci mettiamo in gioco cambiano molte cose, noi cresciamo facendo questo. E la buona tavola e anche il buon cibo aiutano a cementare alcuni rapporti, forse alle volte, no? Io continuo a pensare che in tavola può arrivare la cosa più saporita e buona che uno straordinario cuoco può cucinare, però il vero grande piacere di qualsiasi tavola è la convivialità e quindi è lo scambio di opinioni, di esperienze, di pensieri e di parole tra le persone sedute a tavola. Quando vedo, e mi capita sempre più spesso, famiglie sedute al ristorante in tre o quattro che usano il cellulare, il telefonino, l'iPad, io dico: ma perché non stanno a casa, a letto, e cosa sono venuti a fare? Ecco. E dobbiamo dire che il tasso di cellulari e tablet in uso in questo momento è bassissimo. Non ne vedo uno. Non ne vedo uno. Quindi il connubio tra buon cibo, ambiente che si respira sicuramente e atmosfera nel ristorante Montecucco è sicuramente un viatico per eliminare distrazioni di qualsiasi sorta. Non c'è dubbio.
io volevo citarvi quello che dice la Confraternita del Bollito Misto della Lombardia. Allora, un bollito misto, da loro, che è una cosa molto, molto tradizionale, prevede 7 tagli di polpa, 7 ammenicoli e 7 bagnetti, cioè, o salse. Cioè, solo in questo caso si può chiamare bollito misto. Ovviamente questo è una dicitura un po' obsoleta, chiaramente oggi come oggi non si riesce più a fare una cosa del genere neanche al nord, però per le cene, per i pranzi di circostanza, questo sarebbe il... Per capire però quali sono le caratteristiche e i tagli che devono essere presenti sul carrello per dirsi e fregiarsi del nome di carrello dei bolliti, lo facciamo con un esperto, con un gourmet, scrittore, dottore, insomma, buon gustaio, amante della buona cucina, ma accademia della cucina italiana, Fiorenzo Giammattei. Allora, per dirsi bollito, come si può... Allora, il bollito non rientra nelle nostre tradizioni. E questo? Quindi, da noi c'era il lesso, ma che prevalentemente era quello che, quando una volta ha fatto il brodo per i cappelletti o per quello che è, il brodo avanzato, la carne avanzata si mangiava, evidentemente. Certo. Oppure si faceva il cosiddetto lesso rifatto, no? Però non veniva preparato appositamente per mangiare il bollito. Cosa che invece avviene nelle regioni, soprattutto quelle del nord, e mi riferisco alla Lombardia, al Piemonte soprattutto, ma anche all'Emilia-Romagna, al Veneto, e dove invece è una religione il bollito. Tanto che ci sono delle regole precise. Un vero bollito deve prevedere 7 tagli di polpa, 7 ammenicoli, li chiamano loro, poi vedremo di cosa si tratta, e 7 bagnetti o salse. Solo in questo caso si può chiamare bollito misto. Ne manca uno, niente, viene, è squalificato. È squalificato. È chiaro che queste sono regole stese tanti anni fa, oggi come oggi, con i tempi che corrono, le calorie, cioè, e compagnia bella, probabilmente non vengono più rispettate, se non, però nelle cene di gala, quelle veramente importanti, appunto questi sono i criteri. Quindi la polpa è di vari tipi, va dal muscolo. Loro distinguono addirittura muscolo e muscoletto. Ah, ecco. Quindi muscoletto è quello dello stinco. Quindi, che sono tutti e due molto apprezzati, molto, beh, teneri, certo, eccetera, però già loro li distinguono. La spalla, la scaletta o biancostato, adesso tutti e 7 probabilmente. Il capello del prete. Ecco, il capello del prete, lo scamone, questo è che probabilmente è la cosa più buona, perlomeno per me, che ci sia. Mentre tra gli ammenicoli troviamo la lingua, la guancia, il cotechino, lo zampone, tutte queste cose che, diciamo così, è un complemento, la testina. Si tratta di bollire la testina, la testa del vitello, estrarre quello che c'è, poi si lega, diventa una specie di salame, una specie di coppa, e poi si taglia. Bollita e si taglia a fette, è una cosa meravigliosa. E poi ci sono le 7 salse, con la salsa verde, la salsa per il peperoni, il cren o rafano, che da noi anche quello non poco, usa perché è molto piccante, no? La mostarda, il miele, la salsa di cipolle. Ecco, queste sono, te immagina di fare una cena con 21 portate, insomma, è un po' impegnativo. Però insomma, qui abbiamo una bella rappresentativa. Molto, sì, qui sì. Ormai siamo entrati quasi nella storia, cioè sì, Roberto, sì, è entrato nella storia. Non solo, ma ha il merito di aver introdotto anche dalle nostre parti il bollito misto. Il bollito vero. Mi dicono che oggi hanno dovuto dire di no più, sì, di 100 persone, sì, il che vuol dire che si sta diffondendo. È un po' quello che abbiamo fatto noi col brodetto. Esatto. Non lo faceva più nessuno. Dopodiché, dopo abbiamo cominciato a riparlare di brodetto, un po' con la Confraternita, un po' col festival del brodetto, adesso lo fanno tutti. Noi siamo tra i testimoni maggiori di questo successo della famiglia Roberti, perché siamo qui penso dalla prima edizione, e devo dire che la sala me la ricordo, anche te la ricordi. Io sono stato tra gli ideatori, esatto, e all'inizio non veniva bene come adesso, non c'era il problema, così, problema della temperatura, no, che abbiamo risolto con tutti facendo, no, insomma. Si è aggiustato il tiro, ma possiamo decretare un successo questa iniziativa sicuramente ormai. Sì,
a me tutti me ne parlano, tutti vogliono venire e tutti me ne parlano in maniera molto interessata, quindi è veramente una cosa venuta bene. Dal punto di vista, visto che sei anche medico, dal punto di vista nutrizionale, il bollito è un piatto, che piatto è? Ecco, ma certo, ovviamente è ricco di proteine, carne, e quindi non potrebbe essere diversamente. Il problema si può porre ai tempi moderni con il famigerato grasso. E allora, certe parti che ho elencato prima, evidentemente non sono proprio dietetiche, esatto, onestamente. Quindi, tipo, e mi riferisco a cotechino, zampone o la guancia o queste parti qui, insomma, sicuramente. Però anche lì, se uno proprio ha problemi e vuole, basta selezionare il tipo di carne magra e il problema non si pone, perché poi il grasso si scioglie nel brodo, il brodo può essere sgrassato volendo, quindi si lascia raffreddare, tutti lo sanno, no? Si lascia raffreddare, poi si toglie il grasso, quindi diventa un piatto dietetico. Dietetico, quindi benissimo. Allora, con questo input naturalmente noi vi lasciamo, perché se volete un piatto particolare, insomma, qui trovate una versione fedele il più possibile. Sicuramente, noi l'abbiamo curato molto. Siamo col padrone di casa, colui il quale intrattiene col suo cibo, con la sua sapienza, col suo amore per le tradizioni, per il buon prodotto. Naturalmente questa giornata qui è una giornata che vi dà grande lavoro, però grande soddisfazione. Insomma, una sala piena oggi è testimonianza di quanto bene la gente vi vuole. Sì, adesso con il padrone di casa non proprio Lino, siamo tutti insieme, lo sai. Io sono uno dei tanti fratelli. Certo. Sì, è una bella soddisfazione, perché la gente apprezza, abbiamo preso il numero di persone giuste, perché è una cosa che dà tanto lavoro fare il bollito, certo, perché viene tutto fatto, come spiegavano prima il dottor Giammattei e il dottor Antonaros, che è una cosa che bisogna fare tutta nei modi giusti, ognuno cotto col separato, è una cosa che dà tanto lavoro. Però la gente lo apprezza perché ne viene sempre di più, vengono perché ogni volta si trovano bene, anche perché bisogna dire una cosa, queste cose qui col bollito così misto non li fanno più, non è che non ce ne sono, perché esatto, non li fanno più. Poi dopo noi, hai visto, partiamo con i nostri salumi, i cavalli di battaglia, le nostre, la crescia con i ciccioli, la crescia sfogliata, proprio la piedina, quella proprio vera, fatta solo con l'acqua, lo strutto e la farina. E quindi insomma, ricette della tradizione. Ma bisogna rendere merito a Marco e a tutta la sua famiglia, ho detto padrone di casa in senso lato, perché insomma, se li mettiamo tutti insieme qua arrivano a un centinaio di persone. Però lui e i suoi fratelli sono stati dei coraggiosi, siete stati dei coraggiosi tanti anni fa a voler fare una cena, un evento come questo, su un piatto che noi non ce lo ritroviamo nelle ricette. Cioè, il bollito, come diceva Fiorenzo, è del nord Italia, però insomma a voi vi piace. Sì, avete la materia prima. Sì, questa io mi ricordo quando ero un bambino, che alla notte mia mamma si alzava a mezzanotte quando si facevano 50-60 matrimoni per stagione. E lei si alzava alle 1 di mezzanotte, alle 1 di notte, e noi da sopra, qui che abitavamo qui sopra, si sentiva il profumo del bollito. Mamma mia. Che lei era sotto, che stava a mettere giù, a cuocere tutte queste carni, che una volta usava a fare il bollito. E questa adesso l'abbiamo riproposta noi come ristorante, perché si è sempre dietro il discorso dell'insegnamento, esatto, che ci ha dato il dottor Antonaros, Giammattei, Piccinetti, Giorgio Sorcinelli, che questa cosa qui, poi a parte il bollito, ma è una cosa che viene, è tutta un'altra fila che viene dal, che partiamo con, è l'inizio di Sapori Romi d'autunno, che esatto, poi avremo le prossime due domeniche. No? Sì. Però insomma, avendo la materia prima di eccellenza come c'hanno loro in azienda, insomma, è una proposta che viene facile, spontanea, però tanto lavoro, tanto impegno,
come anche in tutte le altre cose che fate, perché non è che vi fermate qui, insomma adesso fra un po' ci sono altri appuntamenti importanti, uno il prossimo è il primo di dicembre, sì. Che cosa proporrete? Allora, il primo dicembre facciamo la serata del baccalà e dello stoccafisso, poi l'8 dicembre, sempre venerdì, sempre a cena, facciamo una serata lì, faremo un numero riservato perché dobbiamo fare costate fiorentine e tagliate, allora anche è una cosa che sì, perché noi, siccome che, come ho sempre detto, noi consumiamo ed operiamo solo la nostra roba, esatto. E quella lì ce n'è un tanto, non più, non è che possiamo, capito, ospitare con quella cosa lì tante persone, come oggi per esempio, la stessa cosa è così. Finito quello? Sì, sì. Quindi fate un cerchietto rosso al calendario, il primo di dicembre baccalà e stoccafisso e l'8, quindi anche un giorno di festa, costarelle e insomma tagliate di grande, sì, qualità. Costata, tagliata. Sì. Quindi insomma grande qualità. Ristorante Montecucco e la famiglia Roberti sono un esempio unico nelle Marche perché hanno la filiera completa, cioè loro dal mangime fino al consumo alla tavola. È sempre più difficile, sempre impegnativo, però voi ci credete, questa cosa la portate avanti con tanto amore e tanta passione. Sì, ci crediamo, non è facile, però ci crediamo e dobbiamo per forza, ormai siamo lì, poi io anche i figli miei che si sono messi proprio dietro me col punto vendita che abbiamo, certo, a Bellocchi. Il nostro punto laboratorio, punto vendita qui, ma poi quello che ci dà tanto lavoro sono gli allevamenti, gli animali, e lì c'è tanto lavoro. Volevo dire una cosa, tanto che parlavi di famiglia, no? Che arriviamo, sì, a 100, non siamo tanto lontani. Non siete tanto... Anche perché ieri se ne è aggiunta un'altra, e devo fare gli auguri a Valentina ha dato alla luce una bella bimba che si chiama Ginevra a Fano, all'ospedale di Fano. Ginevra. Poi tra un mese ne deve nascere anche un'altra. Quindi vedete, cioè, faremo anche uno speciale per il centesimo Roberti, vero? Il centesimo Roberti, va bene. Quindi prossimo appuntamento con le bontà della famiglia Roberti, sapori e aromi d'autunno, e poi naturalmente al Codma di Rosciano, e poi gli appuntamenti del primo e dell'8. Bene, sì. A rivederci allora.